Operazione Action è questo il nome del maxi intervento della polizia scattato all'alba nella provincia di Teramo e che ha portato a numerosi arresti e al sequestro di 200 kg di droga, tra eroina e cocaina, per un valore di oltre 10 milioni di euro. In tutto gli arresti sono stati 20, 8 in flagranza di reato che erano già stati operati nel corso della laboriosa attività di indagine condotta dagli uomini della sezione antidroga della squadra mobile della Questura di Teramo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, che vanno a sommarsi alle 12 persone finite in manette nelle prime ore della mattinata di oggi. Sì, è un'operazione importante sia nei numeri degli arrestati, parliamo complessivamente di 20 persone arrestate, sia nei quantitativi sequestrati, come ho detto sono 200 kg tra cocaina ed eroina, ma preme sottolineare soprattutto l'importanza di aver tolto dalla strada, dalla strada della provincia della Male, probabilmente non solo, una quantità impressionante di sostanza stupefacente che sarebbe poi finita nelle nostre piazze. È un'operazione che ha smantellato un canale importante, un canale che evidentemente ha i suoi contatti, ha le sue disponibilità economiche, perché come dicevamo in conferenza stampa, trovare tanto stupefacente e avere disponibilità economica per acquistarle va da sé, cioè bisogna, ve lo dica io, va da sé che bisogna avere soldi, contatti, a credito presso certi ambienti. L'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica ha tratto origine dall'operazione effettuata dalla sezione antidroga della squadra mobile della Questura di Teramo Floriano di Campli nel novembre scorso, quando vennero sequestrati a carico di un albanese nella circostanza, datosi alla fuga e tuttora latitante, 16 kg di sostanza stupefacente del tipo eroina e 20 grammi di cocaina. Gran parte della sostanza stupefacente sequestrata nel corso dell'operazione Action, ed in particolare 110 kg di cocaina, sono stati rinvenuti in 6 diversi siti agresti ubicati a Martinsicuro, Mosciano Sant'Angelo e Tortoreto, interrata a circa 1,5 metri di profondità e contenuta in fusti di acciaio inox, notoriamente utilizzati per il trasporto dell'olio d'oliva, e si trovava all'interno di buste riportanti la scritta Action di una catena di discount no food olandese, con punti vendita prevalentemente nel nord Europa e pochissimi nel nostro territorio. I soggetti indagati ed è tratti in arresto in data odierna lavoravano occasionalmente in concorso tra loro o singolarmente rifornendosi della sostanza stupefacente dal nord Europa, dal centro Italia ed avvalendosi del medesimo corriere marchigiano tratto in arresto in data odierna e degli stessi fornitori e dello stesso modus operandi consistente proprio nell'interramento della sostanza stupefacenti in zone agresti della nostra provincia.